Maestro, è bello per noi stare qui. Così come è bello oggi vedervi qui, vedere tanti giovani che oggi sono qui perché questo è il luogo delle tre tende. Pietro non poteva comprendere quel che diceva, non perché non fosse animato da quello spirito che lo ha fatto ad essere il primo pontefice della Chiesa nascente, ma perché non era quello il tempo in cui poteva comprendere. Questo è il tempo in cui si possono e si devono comprendere quelle tre tende. Uno e trino è il mistero. Ecco la terza alleanza che si compie nella totalità. Tre sono le tende, come tre sono le alleanze che sanciscono il patto tra Dio e il suo popolo. E in questa terza ed ultima tenda tutto si compie e tutto torna all'unicità del pensiero del Padre, a quel Dio uno e trino che tutto ha creato e che tutto vuole portare a compimento con l'aiuto dei figli. Nel momento in cui si vuole vivere questa realtà di cielo, ci si deve immergere in quella preghiera profonda, così come Gesù ha fatto, e poter vedere con gli occhi di luce ciò che è luce. Ecco le vesti sfolgoranti. Ecco che nella preghiera tutto si vive e tutto si comprende. Chi vuole poter ascoltare la voce di Gesù, chi vuole poter ascoltare la voce dei santi, deve immergersi nella preghiera. Non ascoltate chi oggi vorrebbe farvi parlare con i santi tramite le chat, tramite le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Pure questo si sta facendo, per ingannare totalmente le coscienze di chi deve perdere totalmente il contatto con il sacro per umanizzare tutto. A questo si sta arrivando, cari fratelli. Chi vuole parlare con Gesù e parlare con i santi deve usare l'intelligenza che Dio, Padre Onnipotente, ha donato ai suoi figli. Mettersi in ginocchio, immergersi in quella preghiera profonda, così come ci insegna Gesù, e poter da cuore a cuore dialogare con l'amico Gesù, con il fratello Gesù, con il maestro Gesù. E nella preghiera, da spirito a spirito, da cuore a cuore, ti insegnerà ogni cosa, ti illuminerà. Ecco il tempo della Quaresima che stiamo vivendo, un tempo di grazia, un tempo di gioia, un tempo di meditazione profonda, così come è stato detto, è un tempo in cui dobbiamo ancora di più comprendere la parola che Gesù ci dona. E questa culla è foriera della parola di Gesù, perché in questa culla la parola di Gesù è abbondante, si è incarnata. Il Verbo nuovamente si è fatto carne ed è sceso in mezzo ai suoi figli per parlare. Ecco lo Spirito Santo amore che mai sarà ingabbiato, mai sarà fatto tacere. Ecco il Figlio diletto, ascoltatelo, ci dice la pagina del Vangelo di oggi. Ascoltatelo. Perché solo Lui ha parole di vita eterna. Solo Lui vi dirà la verità tutta intera, che brucerà ogni menzogna, brucerà ogni iniquità, purificherà questa terra per far sì che la parola possa entrare nel cuore di chi ancora ha desiderio di poterla accogliere. Ancora una volta, vi voglio riportare tutti alle parole che Gesù ha rivelato alla sua fanciulla, Maria Giuseppina Norcia. Guardatela com'è bella. Guardate il suo sguardo, il suo sorriso. Come si fa a non sciogliersi di fronte a tanta purezza? Ecco la fanciulla scelta dal Padre per poter portare tutto a compimento, una fanciulla dal cuore puro, una fanciulla bella dentro e fuori. E per questa sue virtù, il Padre l'ha scelta, e tante parole al suo cuore sono state rivelate, che noi oggi ripercorreremo e rimetteremo al centro del nostro cammino, affinché quell'unica parola possa radicarsi nel cuore ed essere compresa nella totalità. Affinché si comprenda che questa culla è il tabernacolo che contiene l'infinito, l'unico tabernacolo. Lo disse Gesù alla sua fanciulla il 19 giugno del 1994, preannunciando che questa culla sarebbe stato il tabernacolo.
sarà il tabernacolo, disse Gesù allora. Ebbene, quelle parole oggi si sono compiute. Questa culla è il tabernacolo dove dimora l'amore, fonte dell'amore di Dio, unico faro di riconoscimento dell'amore di Dio in questo mondo. Ecco la profondità di questa terra, ecco la preghiera che Gesù ha voluto rivolgere, ha voluto insegnare ai suoi figli affinché i figli potessero con amore a lui rivolgersi di fronte a questa piccola culla. Ecco questo tempo di Quaresima adatto per poter chiedere a Gesù di purificare il proprio cuore, per poterlo accogliere e vivere in questo tabernacolo, in questo luogo santo. Disse Gesù allora, vi ripeto, chiunque mette piede in questo santo luogo con fede e con amore sarà salvato. Ed ecco la preghiera, Gesù purifica il mio cuore, Gesù dammi un cuore nuovo, Gesù accoglimi nella tua culla perché questa culla sarà il tuo tabernacolo ed io voglio dimorarvi insieme a te e insieme a tutti i miei fratelli. Ripetetela questa preghiera, soprattutto in questo tempo di grazia, ma sempre vi dico, ogni volta che venite in questa culla, affinché si possa essere riempiti dell'amore di Dio dopo aver ricevuto quella purificazione che solo Gesù può dare da cuore a cuore direttamente ai figli, senza intermediari. Chi contro Dio? Tutto Gesù può, purché si chieda con fede e con amore. Ecco il Vangelo odierno, la trasfigurazione, una pagina profonda che ci immerge in quella spiritualità che ora deve tornare ad essere al centro del nostro cammino, perché tutti siamo chiamati a vivere la trasfigurazione spirituale che sempre più si vivrà, quanto più viva è e sarà la volontà di essere trasfigurati già su questa terra, così come accadde a Gesù. Siamo o non siamo chiamati a divenire tanti piccoli Gesù, a divenire come Egli è, così come è scritto. E quindi, se questo è il nostro percorso, dobbiamo anche noi salire il monte, questo monte, per poter, in preghiera, nell'amore fraterno, dialogare con Gesù e vivere quella trasfigurazione che ci deve trasformare già ora per farci essere spirituali, spirituali, spirituali. Lasciare tutto ciò che è mondo per vivere nella pienezza ciò che è spirito. Ecco l'insegnamento che Gesù ci dona ed ecco queste tre azioni messianiche che in questi tre personaggi sono vive. Gesù è centro e poi ecco Elia ed ecco Mosè. Queste tre ondate messianiche, queste tre azioni dove il protagonista è sempre solo uno, l'unigenito spirito che anima l'azione del figlio unigenito. Ecco l'azione una e trina. Ecco Gesù, via, verità e vita. Ci vuole una mente sapiente per poter comprendere bene le azioni messianiche che si sviluppano nel corso della storia. Pensiamo a Mosè, il condottiero, colui che ha tratto fuori dalla schiavitù il popolo eletto. Prima alleanza, sancita con Abramo e con quelle tavole della legge messa al centro da Mosè. Poi è arrivato il profeta Elia, che ha dovuto difendere la vera religione, il vero Dio, da una falsa religione, da falsi sacerdoti che stavano deviando il popolo su una strada diversa. Ecco la difesa, il difensore. E poi Gesù, colui che ha portato tutti alla nuova alleanza. Ma da Gesù si riparte. Ed ecco che si ricomincia. Ed ecco che dopo Gesù nuovamente torna lo spirito di Elia, che deve difendere quegli insegnamenti di Gesù, messi a dura prova da falsi sacerdoti che vorrebbero portare a tutti una falsa religione, dove Gesù non è più l'unico salvatore, ma dove ci si unisce in un percorso cosiddetto interreligioso, interconfessionale, per dire: siamo tutti figli dello stesso Dio, preghiamo tutti l'unico e indistinto Dio. Dio chi? I cristiani devono rispondere senza se e senza ma. Uno è Dio, si chiama Gesù. Solo in Gesù c'è salvezza.
non nel Dio degli ebrei o nel Dio degli israeliti. Finita l'alleanza con il popolo ebraico. C'era, ma ora è stata abrogata. Non c'è più. Mai stata alleanza con l'Islam. E com'è che ora si invitano i cristiani a pregare insieme agli ebrei e agli islamici, come si sta facendo ora ad Abu Dhabi, dopo l'accordo del 4 febbraio del 2019. In questi giorni si è inaugurata la cosiddetta casa abramitica, dove i cattolici si sono fatti promotori, portando la voce del pontefice per poter far pregare insieme i cosiddetti figli di Abramo. È questa la volontà di Gesù, dedicando questa casa di preghiera a San Francesco? Ma era questa la volontà di San Francesco, che era pronto a donare la vita andando contro il sultano pur di portare Gesù? Che fine hanno fatto i martiri e i santi e il loro sacrificio? Questo è svendere la cristianità, è svendere il primato di Gesù. Ed ecco l'azione di Mosè che ritorna, che riporterà il popolo eletto in quella pensiero originale del Padre, in quell'Eden da dove tutto è iniziato. Ecco che tutto si riavvolge per tutto essere portato a compimento. È un intreccio totale, dove l'unico spirito ci porta a contemplare l'unigenito figlio, uno e trino. E come non pensare a Gesù bambino sceso alla Gerusalemme, che ha tracciato la via per far uscire di nuovo il popolo da una schiavitù che lo braccava. Ed ecco poi la difesa, ed ecco poi nuovamente la resurrezione, con l'azione di Gesù che porta tutti a vita nuova, in Cristo, con Cristo e per Cristo. È un intreccio, fratelli, è un intreccio di spirito, cuore, anima e spirito. Ecco la luce che scende dal cielo per portare tutti a vivere Cristo, l'unico Salvatore del mondo. Questo è il tempo in cui dobbiamo difendere la centralità della fede cristiana autentica. Non è più tempo di rivolgersi alle favole o di credere alle favole. Ecco, questa nuova ondata che è partita, animata da questi giovani che si stanno muovendo da nord a sud, da est a ovest, che anche oggi sono giunti numerosi alla piccola culla, che con il loro entusiasmo travolgeranno tutto e tutti, con le armi dell'amore, con le armi della preghiera, con le armi dell'umiltà, della purezza e dell'obbedienza santa, e soprattutto con l'amore a Dio e l'amore al prossimo, l'amore al vero Dio, che tutto e tutti rianimerà, tutti coloro che vorranno essere rianimati, tutti coloro che vorranno ritrovare una possibilità di ripartire venendo qui a questa piccola culla, si immergeranno nella vasca dello Spirito Santo e potranno rinascere a vita nuova nello Spirito che è Cristo. Ecco l'appello che Gesù, in quella stessa rivelazione poc'anzi richiamata, che oggi riascolteremo nuovamente, l'appello che Gesù fa a tutti quanti e soprattutto ai suoi giovani. Gesù, fratello tra i fratelli, che chiama tutti quanti a raduno, perché ora c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Se vogliamo vincere il serpente e schiacciare la testa, uniti a Maria, affinché la sua azione subdola e strisciante non porti tanti figli alla perdizione, insegnando precetti, regole che non provengono da Gesù, ma che in realtà allontanano tutti per portare tutti alla perdizione. Ecco Gesù che interviene e che ci sprona tutti ad aiutarlo per poter portare Gesù e Maria alla vittoria. Dice Gesù: voi non sapete quanto è grande questa cappellina. Può contenere due volte il mondo intero. Spetta anche a voi aiutarmi a riempirla. Aiutatemi, aiutatemi. Non vedete quante anime mi portano via? Non vi accorgete di come lavora il mio nemico?
Strappategli le ali, strappategli le gambe, strappategli la lingua perché non possa più sedurre i figli miei. Voi potete farlo se invocate il nome mio e quello di mia madre. Lui vi teme, lui ha paura di voi. Non abbiate timore, non può farvi niente se voi non glielo consentite. Io vi ho vaccinati e voi potete combatterlo. Non abbiate timore. Io sono con voi, mia madre è con voi tutte le volte che invocate il suo nome. Qui, in questo luogo santo, io vi riempio dell'amore di Dio. Non abbiate timore. Un giorno la croce non sarà più il segno della mia e vostra sofferenza, ma sarà il simbolo della mia alleanza. Ebbene, quel giorno è arrivato, quel giorno è. La croce, quella croce d'oro, è il simbolo dell'alleanza nuova, rinnovata in Cristo e Maria che in questa Chiesa viviamo. È giunto quel giorno ed è giunto il momento in cui la riscossa dei figli di Dio, la riscossa dei cristiani è nuovamente partita. Un'ultima riscossa, un'ultima ripartenza per portare tutti alla salvezza. Questo è ciò che Gesù ci chiede e questo è ciò che i figli che amano Gesù desiderano fare. Questa è la nostra vita, questa è la vita che abbiamo scelto e questa è la vita che vogliamo vivere, per dare onore a Gesù e per dare onore a Maria e per dare onore a colei grazie alla quale tutto è iniziato. Viva, sempre viva sarà la gratitudine al tuo cuore, Madre Santa. Grazie a te Gesù è ritornato e per te tutto porteremo a compimento, costi quel che costi. E così sia. Amen.